Finale del Palabigit con Reggio Emilia batte Mondovì 3-2. Siamo con Ludovico Dolfo. Ludo, una prova entusiasmante, è forse la migliore prova di carattere della stagione? Diciamo di sì, perché comunque è un momento molto molto importante. È arrivata con molto carattere, con tenacia, mi è piaciuta molto. Sapevamo che era una gara molto difficile contro i secondi in classifica e aggiungo anche l'orario, perché a mezzogiorno è veramente difficile. E quindi il morale adesso è 1000, cerchiamo adesso di festeggiare, di godercela e da prossima settimana iniziamo a lavorare per Spoleto. Comunque sono molto contento di tutti. I playoff quindi si avvicinano, come hai già detto domenica andrete a Spoleto, un'altra battaglia, questa volta però alle 18. Sì, sarà un'altra battaglia contro la prima in classifica, sappiamo che sono molto forti, giochiamo in casa loro. Però in questo momento non abbiamo paura di nulla, noi vogliamo i playoff a tutti i costi, quindi daremo il 100%. Cody, una grande partita, una grande vittoria, 40 punti tuoi personali, un record, 3-2 contro Mondovì, i playoff sono più vicini. Sì, adesso che abbiamo portato questi punti a casa, secondo me siamo un po' più sicuri di avere un posto ai playoff e ci crediamo tanto, lo vogliamo tanto e lavoriamo tanto per quello, quindi secondo me è una vittoria tanto meritata per noi. E poi con una squadra come Mondovì siamo partiti così in campo un po' con gli stress, con la paura di come vincere, ce la faremo, le domande così, e poi siamo stati un po' timori, no? Con un po' di timore all'inizio, però io personalmente ho provato di non lasciarmi trascinare per gli stress, tutto così, provavo a stare calmo e trascinare anche i miei compagni di squadra. E alla fine abbiamo vinto e perso alcuni set, però alla fine ce l'abbiamo fatto e siamo molto contenti. Dove può arrivare questa Conad? Secondo me se prendiamo fiducia e giochiamo senza prendersi la testa, senza alzare le spalle, se giochiamo punto dopo punto anche con tutte le squadre del campionato, io secondo me credo che possiamo andare anche lontani, perché abbiamo dei giovani che ci danno anche questa spinta, no? Questa grinta. E poi secondo me se lavoriamo così andiamo avanti, possiamo andare molto lontano. Adesso dobbiamo vedere con le squadre dell'altro girone, quindi dell'altro girone vediamo dove.